Allora, la storia comincia dal 2005 al 2006, quando una legge regionale, un'improvvida legge regionale, prevede che la riscossione in Sicilia dovesse essere gestita da un soggetto autonomo. Da lì in poi, e in particolare dal 2010, quando la gestione divenne totalmente regionale, prima era mista Sicilia, Regione Siciliana, Monte dei Paschi, dal 2010 la società ha inanellato tutta una serie di perdite economiche che la Regione Siciliana ha dovuto rimpinguare. Quindi noi attualmente abbiamo chiesto negli anni che finisse la gestione autonomo regionale, che era un'anomalia solo siciliana. Abbiamo chiesto che la riscossione in tutta Italia venga unificata sotto un unico soggetto, che ieri era Equitalia, adesso è un ente pubblico economico sotto il controllo dell'Agenzia delle Entrate, e la Regione Siciliana ha votato, il Parlamento regionale ha votato una legge, che è la legge 16 del 2017, che prevede che si possa effettuare questo passaggio dopo accordo tra la Regione e lo Stato. Quindi chiediamo che il Governo si impegni a concretizzare il passaggio della società di riscossione e dei lavoratori presso l'Agenzia delle Entrate, in modo tale da dare certezze sul futuro ai dipendenti che ci sono in Sicilia, che attualmente stanno scioperando perché possibilmente non vedono rispettati i propri diritti contrattuali. Vedono buio sul loro futuro, temono anche che non vengano pagati gli stipendi a partire dal mese di giugno, quindi la preoccupazione aumenta sempre più. Diciamo a Musumeci di finire questa telenovela e di concretizzare il passaggio di riscossione Sicilia presso l'Agenzia delle Entrate.